Bentornati nel canale e oggi sono qui per presentarvi il nuovo progetto. Questo progetto porterà a voi che ci seguite un susseguirsi di video che parleranno del gioco di ruolo. Con l'uscita della nuova edizione 5.0 vogliamo metterci davanti alla videocamera e parlarvi della storia, del susseguirsi della storia del 5.0. Ma non sarò io a parlarvene, sarà un mio amico, una new entry, una nuova faccia per i Rolling, che si metterà in ballo e cercherà di spiegarvi tutta la lore della 5.0. Quindi vi lascio subito al mio caro amico e intanto mi permetto di presentarvelo. Il suo nome è Sante. Salve a tutti ragazzi, eccomi qui, visto che sono stato introdotto da Sauro non posso che autointrodurmi a mia volta. Io sono Sante. Ho giovinato nella gilda dei Rolling Games, sono qui per mostrarvi e per aiutarvi a introdurvi il mondo dei roleplay, dei giochi di ruolo. Insomma, avete presente il Signore degli Anelli? Ecco, noi lo famo il Signore degli Anelli, noi stiamo proprio lì, non ci limitiamo a guardarlo su uno schermo della TV, ma lo giochiamo. E visto che parliamo dei giochi di ruolo, noi partiamo col gioco di ruolo per eccellenza, il campione, il più importante di tutti, io mi ritengo lo meno che sia il più importante, Dungeons & Dragons, eccolo qui. In questo video vi cercherò di introdurvi nella storia, in inglese lore, di D&D 5.0, perché in Italia sta uscendo la 5.0 e mi sono reso conto che molti TM magari vorrebbero iniziare una campagna ma non sanno bene dove, come, il tempo e il luogo della 5.0. Cosa sta accadendo nella 5.0? Beh, innanzitutto voi dovete sapere che in D&D ci sono diverse ambientazioni. Ce ne sono state nella 3, nella 4 e nella 5. Nella 3 e nella 5 si torna all'ambientazione di Forgotten Realms, che nella 4 era stata un po', diciamo, non accantonata, ma aveva un rilievo minore rispetto ad altre. Qui invece torna centrale Forgotten Realms. Forgotten Realms, che cos'è? I reami perduti, se volessimo tradurlo, è un pianeta, Toril, che ricorda molto la Terra, con un continente dove ci sono molte razze, e queste razze vivono un po' come se fossimo nel Signore degli Anelli. Ci sono gerarchie, ordini, imperi, società gerarchiche gestite in maniera democratica o aristocratica oppure tecnocratica con i maghi. È un mondo vivo, siamo nel momento storico definito la scissione, ovvero nella 4.0 c'era stata un'unione fra Toril e un pianeta simile che si erano scontrati e i continenti si erano scambiati di ruolo e quindi c'era stato un vero e proprio cataclisma che aveva portato a uccisioni, cioè distruzioni di regni, cadute di regni, morti di dei, un disastro totale. Mentre qui nella 5.0 questa unione si scinde, appunto, scissioni, i due pianeti si ridividono e Forgotten Realms ritorna essenzialmente un po' più o meno a quello che era nella 3, nella 3.5, con alcune cose cambiate, ad esempio la dea della magia che tessa e manda a tutto il continente, tutti i pianeti Toril, dove infatti tu potevi sparare le magie un po' dove volevi, non c'è più. Mistea è morta e defunta. No. Come è possibile? Mistra! Ci ha lasciato. Come potete vedere c'è gente che è rimasta toccata da tutto questo. Quindi nella 5.0 non abbiamo più alcune cose che avevamo nella 4. Sono andate perdute, ma ne sono arrivate delle nuove. Cosa succede in Forgotten Realms? Si sono venute a creare, si sono introdotte probabilmente per aiutare anche i Master, delle fazioni. Queste fazioni dovranno combattere contro i vari nemici che cercheranno di sovvertire l'ordine in Forgotten Realms, tra i quali, io ve lo introduco solo, non voglio spoilerarvelo, Tiamat, The Rise of Tiamat, che è proprio un'avventura uscita per l'edizione 5.0 in cui Tiamat risorge, è bello incazzato, proprio bello incazzato, e lui assieme al culto del drago sta cercando di conquistare tutto il Forgotten Realms. Pensavate di poterlo fermare, di poterlo sigillare, ma adesso torna Tiamat e vi fa un culo. E allora si sono venute a creare delle fazioni che sono un po', non so, posso dire di subuovo, sarebbero un po' tipo delle gilde o un po' tipo Orda Alleanza, ancora meglio,
che cercano di combattere e di arrestare il male. Queste fazioni hanno come degli esponenti gli eroi più importanti e prestigiosi di Forgotten Realms, che vi introdurrò a fine video. Le fazioni sono, vado veloce, The Emerald Enclave, ovvero le enclave di smeraldo, che sono una setta che cerca, una fazione che cerca di mantenere l'ordine e l'equilibrio delle cose. Poi abbiamo l'ordine dei Lord del Nord, l'alleanza dei Lord. Perché ho detto del Nord? Perché sono i più importanti, sono Silvermoon, Neverwinter, Waterdeep, e cercano di difendere la civiltà da queste orde del mare che avanzano. Poi abbiamo l'ordine del Gauntlet, ovvero l'ordine della mano, del guanto. Tra i suoi componenti c'è l'eroe Istval, e cercano di combattere il male con tutto quello che hanno a disposizione, soprattutto con le armi del bene, combattono il male col bene. Poi c'è l'ordine delle Arpe, che è una specie di organizzazione della CIA, diciamo così, dove c'è l'intelligence, ovvero raccolgono le informazioni e cercano di combattere il male attraverso la raccolta di informazioni, ma anche di strumenti leggendari, di armi leggendarie. E infine la fazione dei Zedarim, che sono i figli di puttana, praticamente, sono quelli, i mercenari della D&D 5.0. Loro muovono battaglia, sono molto potenti, ma muovono battaglia solo se hanno dietro un tornaconto personale. Sono veramente una specie di gilda barasetta, perché è tutto ruota intorno a loro, sono una specie di super famiglia, capito? Il bene viene prima ai Zentarim e poi al resto. Termino qui introducendovi che nella 5.0 ci sono gli eroi più famosi del Forgotten Realms di D&D, che continuano le loro avventure. È il Minister, e il Minister è proprio colui che taglia la 4.0 e introduce la 5.0 con una serie di romanzi. Il primo è l'Araldo. Il Minister non credo che ve lo debba introdurre, basta dire che lui nella 5.0 ha un po' preso il lavoro di Mistea, ora che non c'è più. Diciamo che lui è diventato un po' una specie di supervisore della magia, del mondo della magia di Forgotten Realms. Cazzo, ci sta il Mister, ma ci rendiamo conto, è fighissimo, è vecchio, ma è fighissimo! Poi c'è Drizzt Do'Urden, l'elfo oscuro più famoso di tutti, e qui c'è ancora nella 5.0. E vi introduco brevemente la loro di Drizzt. Lui deve tornare a Menzoberranzan. Homecoming è la sua serie, scritta da Salvatore. Perché deve tornare a Menzoberranzan? Perché Sottosuolo, ragazzi, è nella merda più totale. Menzoberranzan vuole di nuovo muovere guerra a Mirihol. Mirihol è la città più importante dei nani su Forgotten Realms. Però loro ce l'hanno presa nel culo nella 3.5, mi sembra, gli hanno mosso guerra, c'è una storia tutta sui romanzi, fra l'altro, ma non sono riusciti a combatterli, e allora l'arcimago di Menzoberranzan, Gronf Banre, ha deciso di chiamare a raccolta i demoni e di aprire quindi un portale verso l'abisso per far sì che i demoni più gli elfi oscuri possano sconfiggere Mirihol. Fatto sta che all'abisso gli ha detto un bel... fotte sega, e invece di muovere guerra assieme, di unirsi, di allearsi, muovere guerra a Mirihol, l'abisso sta cercando di assorbirsi il mondo del sottosuolo, sta cercando di distruggere il sottosuolo e di farlo diventare un proprio dominio. Cioè, tu, arcimago, ti viene la brillante idea di aprire il portale pensando che loro... Io ne vado, sei un pirla. E quindi Drizzt torna a Menzoberranzan per cercare di aiutare Menzoberranzan e a chiudere il portale, a fermare, a arrestare l'abisso. Vi cito altri gli ultimi due eroi più famosi: Faridea, che è una tiefling, un warlock, l'autore dei romanzi è Hemans, e Faridea è una delle eroine più importanti di Forgotten Realms, ha una storia tragica che non vi voglio raccontare perché secondo me va letta. Qui si ritrova a muoversi nel nord del Faerûn per cercare di, anche lei, assieme alla sua fazione, di combattere le forze del male e di combattere vecchi nemici che ritornano. E ultimo, che è quello che piace di più a Sauro, c'è Istval. Ci credo che mi piace. È un cazzo di cavaliere dei draghi purpurei. Fa un... Questo così, cioè, che fa parte della fazione dell'Ordine del Guanto e che cerca di scombattere, oltre ai nemici, anche l'Ordine dei Zedarim, perché gli stanno un po' sulle palle. Quindi, questo è tutto, io vi ho fatto un riassunto breve ma conciso, naturalmente avrò dimenticato un sacco di cose nel mezzo, avrò dimenticato molti dettagli, avrò sbagliato le pronunce di tutto e tutti, quindi non mi uccidete,
Ma DM, se voi volete creare un'avventura, una campagna, oltre alle avventure ufficiali, io mi sento di consigliarvi Forgotten Realms, i Reami Perduti, perché sono secondo me l'ambientazione primaria, essenziale, la più bella, forse più semplice, sì, però è anche quella con più storia. Io credo che tutti quanti vorrebbero andare a divertirsi a giocare un po' con Drizzt o con il Minister, e visto che queste storie stanno andando avanti, sarebbe bello interagire. Quindi questo è tutto, e spero che il video vi piaccia. Mettete un like e commentate, soprattutto commentate. Se avete dei dubbi, volete sapere qualcosa in più, scriveteci. Dal canale di Rolling Sim è tutto, ci vedremo presto con altre cose dedicate al roleplay. Ciao!